Aspetta Mario fino a che non lo dico io, Intanto c'è l'uomo dentro che è grazie anche a voi, poi andate a Foggia dopo la corsa, Mirko Vitello che entra, si va agli ordini dello start. Un po' di vagar per andare davanti, ma Scarpino veloce, molto veloce, aveva uno distaccato, cerca di opporsi alla mossa iniziale di Chanel Tango. All'esterno c'è Amico di Otello, dietro a questi c'è Tauber allo steccato Battle Ranger e di fuori It's Vritten in coda Inesplicevole Vergiate. Chanel Tango davanti, di dentro c'è Mascarpino, poi Tauber It's Vritten con di fuori Amico di Otello, poi Battle Ranger con Chanel Tango che prova a sfuggire prima della curva a Mascarpino e a Amico di Otello, poi a Tauber che ha all'esterno It's Vritten, poi Inesplicable, Vergiate e Battle Ranger, che rimbocca moltissimo, sembrerebbe in difficoltà sul terreno, sembrerebbe, quando si entra in dirittura, infatti Battle Ranger tende a fermare. Chanel Tango che scappa in corda, inseguito da Mascarpino che ha all'esterno It's Vritten, poi Inesplicable, Lago di Tutti con Vergiate. Prima linea, Chanel Tango, Mascarpino, It's Vritten, Inesplicable e Vergiate. 5 a lottare, Inesplicable che attacca, Mascarpino, tra i due It's Vritten, cala Chanel Tango, con Inesplicable davanti, su Mascarpino, It's Vritten che deve riorganizzarsi, Inesplicable è in vantaggio, rincorso da It's Vritten, di dentro da Mascarpino, ci prova It's Vritten, Inesplicable lo respinge, terzo Mascarpino. Vittoria di Inesplicable su It's Vritten e Mascarpino, 4-7-5, quarto Vergiate, tutto abbondantemente come da pronostico, i primi tre erano questi. Attendete sempre l'ordine di arrivo ufficiale, i tickets in tasca in questo caso, 4-7-5, quarto e il 2 di Vergiate, è tutto per oggi, quindi ci sentiamo e ci vediamo domenica, belle corse, vi aspettiamo. Ticket in tasca, aspettate sempre, è tutto.